Salve amiche ed amici, qui vi parla ancora una volta il vostro Sant'Enchan. Come potete osservare, ho cambiato dispositivo ed anche location. Quindi, da un luogo non meglio identificato, vi mando i miei migliori saluti. In data 7 febbraio 2019, 7/2/19, facciamo questo video. Prima di passare ai temi del video, mi raccomando, come fanno gli YouTubers professionisti, iscrivetevi al canale per avere novità, azionate la campanella per avere gli aggiornamenti, compartite questo video, condividetelo con i vostri amici, parenti, familiari, commentatelo, dategli like o dislike. E fatelo commentare. In questo modo so anche cosa ne pensate del video. Ma adesso passiamo al video e grazie della vostra gentile attenzione. Come mai faccio un video in data 7/2/19, 7 febbraio 7/2/2019? Ebbene, cari amiche ed amici, grazie alla collaborazione e all'appoggio di tutte e tutti voi, siamo arrivati a celebrare il sesto anno del canale di YouTube Sant'Enchan. Grosso modo, nell'ultimo anno avrò fatto 170-176 video, da dicembre 2018 ad oggi, poco più di un anno e qualche settimana. Grazie quindi di avermi supportato, forse di avermi sopportato e di avermi commentato tante volte. Purtroppo non sono arrivato al milione di visuals, perché mi sarebbe piaciuto almeno ricevere il quadretto che danno, se non mi sbaglio, a chi ha 1 milione di visuals del canale, ma non so come funziona, se 1 milione di iscritti o 1 milione di visuals. Io intanto mi distrago perché di fronte c'ho uno specchio. Ma così posso tenere in linea corretta il cellulare, perché è un Nokia Asha 302 che c'è solo una camera posteriore e quindi non mi posso guardare mentre mi filmo. Così mi sono piazzato davanti a uno specchio e risolvo il problema. Vorrei arrivare a 1 milione di visualizzazioni del canale, quindi vi pregherei tutti coloro che mi dicono bravo, fai dei video interessanti, li sto guardando tutti. Grazie. Vi ringrazio di guardare i miei video, ma mi raccomando, condivideteli affinché anche altri possano guardarli. Non siate egoisti. Condividete i miei video, commentateli, ma anche fate in modo che anche altri li possano guardare. Quindi condividete ai vostri amici, parenti, familiari i link dei miei video. Poi io ho saputo una cosa brutta, che YouTube molte volte non considera come visualizzazioni del video i video fatti in altre piattaforme, tipo il social network, Facebook, non fa aumentare le visualizzazioni dei video di YouTube. E io da anni che viralizzo i miei video in Facebook. Quindi adesso ho tolto la visualizzazione su altre piattaforme, tipo Twitter, Facebook, ma anche siti web che copiano e tagliano e appiccicano i video di YouTube nelle più proprie piattaforme come YouTube Italia e siti website di questo tipo. Allora, per guardare i miei video, non gli ultimi li lascio che si possano caricare anche in altre piattaforme, un minimo di pubblicità ci vuole, ma la stragrande maggioranza dei video si dovranno vedere solo da YouTube. Quindi mi scuso per questo disturbo, per questo inconveniente, ma d'oggi in avanti i miei video si guardano solo in YouTube in modo da far aumentare le ore di visualizzazione e anche le views del canale e dei video, perché se no si vedevano molto da fuori di YouTube e YouTube non contabilizzava quelle visualizzazioni, perché quando un sito esterno a YouTube carica i video di un utente, possono essere visti molte volte molti video di quel youtuber,
ma che lo considerano come uno spam, perché l'origine di tutte quelle visualizzazioni di uno stesso video o di molti video, come ci sono dei siti web che fanno le compilation degli YouTuber italiani, l'IP di quel sito è sempre lo stesso, non è dinamico, è statico. Allora considerano che è sempre lo stesso utente che ha visto i video, un po' come fare like per like nelle piattaforme di clickbait, no? Quindi non conviene, le visualizzazioni esterne non ti fanno aumentare le riproduzioni dei video. Possono dare molta popolarità al canale, ma non fanno aumentare di nulla. Allora volevo fare un bilancio di questi 6 anni, ma mi è difficile, perché ho fatto di tutto. Ma non ho mai voluto seguire le tendenze, ho voluto creare del materiale originale e queste cose si pagano. Ho superato i 900 video e vorrei tanto sapere cosa succede se si superano i 1000 video fatti, ma ho cercato di essere sempre originale e di apportare del contenuto mio. Magari qualche volta sono riuscito a fare del contenuto esclusivo, altre volte invece no. Ma almeno se mi sono sbagliato per conto mio e non seguendo gli altri e facendo le cose che piacciono agli altri. Mi hanno detto molti amici, molte amiche, che già da giorni che sarebbe iniziato Sanremo, il Festival Nazional Popolare della Canzone Italiana, perché c'è stato il pre-festival, l'anteprima, gli antipasti e queste cose qua. Io non ero al corrente. Ieri sera o ieri mattina, inevitabilmente guardando il telegiornale, ti ritrovi con che parlano di Sanremo. Poi c'è un altro programma dove parlano di Sanremo. Da parlano di Sanremo. Come ogni anno, anche nel 2019, ti ritrovi a guardare delle schegge impazzite di Sanremo in tutta la programmazione della Rai. A me non me ne potrebbe fregare di meno. Sanremo non mi piace, non l'ho mai seguito. Ho fatto dei video, cercate nel mio canale Sanremo e troverete delle belle. Ho fatto tanti video, tanti quanti ho potuto negli ultimi 6 anni, parlando di Sanremo, criticando Sanremo, eccetera, eccetera, e tutti invece mi chiedono informazioni come se io fossi un esperto di Sanremo. Non l'ho mai guardato, così come non mi importa l'oppio del popolo, che è il calcio. Sanremo è un altro oppio del popolo, pane e circo. E io ho fatto delle discussioni su queste cose, i giochi a premio televisivi come Trastullo del Grullo, e che è un altro oppio del popolo, i giochi a premio televisivi, la religione, un altro oppio del popolo. Il calcio, i giochi a premio, la regione, Sanremo, che è tutto un festival del commercio, commerciale, non della musica. Vabbè, e così ho anche detto qualcosa in anteprima su Sanremo, perché ci sarebbe da dire, ma forse farò un video a parte. Questo voleva essere soltanto un video di saluto a tutte e tutti voi che mi avete supportato e sopportato, e quindi adesso mi sono uscito con Sanremo. E niente, come dire, vi ringrazio di avermi seguito fin qui, tutti questi 6 anni. Spero di poter continuare ad andare avanti. E ringrazio tutti coloro che iniziano a seguirmi adesso. Spero che continueranno a farlo. E mi raccomando, diffondiate il mio canale a quante più genti possibili. Un saluto a Amleta Bloom, a Mario Ciricello, a Alessandro Arcangeli, a tutti quanti quelli che hanno commentato i miei video, che non mi ricordo tutti quanti sono, negli anni. E poi vi invito a seguirmi in Instagram come Santenchan, in Twitter, in Facebook. E niente, spero di poter continuare ad andare avanti. La vedo brutta perché sono disoccupato e YouTube mi ha tolto le monetizzazioni perché mi deve 76 dollari. E poi le ore di visuals che ho stanno calando. Ne avevo 2500
a fine 2018, adesso ne ho 1800, 1900, devo superare le 4000 ore. Quindi, se voi mi volete aiutare, va bene che dite fai dei bei video, continua avanti, vai avanti così, ma mi raccomando, guardate quanti più video miei possibili, anche quelli vecchi che ho fatto di cuore, e poi diffondeteli. Perché altrimenti qual è il senso di fare video? Mi calano le ore, io devo superare le 4000 ore, adesso sto a 1800 quando stavo a 2006, quando il 20 febbraio stavo a 2007-2008 ore, 20 febbraio 2018, e adesso che non siamo arrivati al 20 febbraio sto a 1900. Allora mi raccomando, se mi volete aiutare, condividete quante volte più, quante volte vi è possibile i miei video e il mio canale. In questo modo genereremo delle visuals. Grazie di cuore e arrivederci. Questo voglio fare un video breve perché altrimenti sarà troppo pesante da editare. Cercherò di fare ancora dei video di qualità come ho sempre cercato di fare. Voi commentate i video per farmi sapere cosa ne pensate e se commentate quello che dico nei video forse ci sarà una continuazione di quel video, altrimenti passa a un altro argomento. E poi condivideteli. Ciao. Adesso chiudo, se no mi ripeto.